Next Generation Tax è una proposta di legge che noi facciamo per destinare alcune risorse alle generazioni future. Che cosa comporta questa? Comporta l'abolizione delle piccole patrimoniali che ora esistono, quindi la tassa sui deposito titoli, sul conto corrente e l'IMU, per farne una unica progressiva, che esenta però il ceto medio-basso, perché fino a 500.000 euro da valore catastale anche degli immobili non si paga nulla. Tutto il resto è progressivo, partendo da un'aliquota dello 0,2% arrivando a quella del 2%, quindi aliquote basse, ma che soprattutto andranno a incidere sui redditi, sui patrimoni enormi che ha il 5% della popolazione. Tra le vostre proposte anche quelle di rendere gratuita l'università. Allora, con i proventi di questa imposta qui, oltre ad avere tutto quello che veniva introitato prima e garantire ai comuni la copertura dell'IMU non incassata, ci sono 10 miliardi da destinare proprio ai servizi per le giovani nuove generazioni. Quindi università gratuita, abitazioni, welfare, eccetera.